Premio Sostenibilità 2021, l'Irpinia scala la classifica della prestigiosa rivista Forbes, centrando nella categoria Management and Performance il primo posto assoluto tra 100 aziende italiane selezionate. Sede operativa ad Avellino, lavori in tutta Italia nei settori infrastrutture ed ambiente. A ritirare il riconoscimento a Milano il CEO Massimo Degiasi, che spiega perché bilancio fiscale e sostenibilità per ogni azienda debbano rappresentare un binomio imprescindibile. Ciò che lega Socotec Italia alla sostenibilità è un processo interiorizzato che parte dalla logica del fatto che uno deve considerare la sostenibilità come un processo di vita, prima di tutto, un modo di agire, un modo di pensare, un modo di gestire con l'azienda. Penso soprattutto che la sostenibilità è un'opportunità di restituire a ciò che si è preso negli anni, in termini di ambiente, in termini di sociale, in termini di utilizzo e spreco, tra virgolette, di fonti energetiche convenzionali, e quindi è l'opportunità di restituire nel tempo ciò che è stato sottratto. Io penso che da oggi ogni azienda debba affiancare al proprio bilancio fiscale il bilancio della sostenibilità. Perché un'azione imprenditoriale può essere più o meno vincente se si è in grado di avere una parte bilancistica fiscale, finanziaria in positivo di un'operazione qualsiasi, di un progetto, di un contratto, affiancata a una sostenibilità aziendale.